Un buon pomeriggio e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale che apriamo con purtroppo la puntualità, come ogni fine anno, dell'annuncio del rincaro del pedaggio sulle autostrade, in particolare per la A24 e la A25. E in questo caso però si tratta di un vero e proprio salasso con aumenti che sono pari al 13% il servizio di Alfredo Primante. Non è record solo perché in Italia c'è chi fa peggio di noi. Il 13% di aumento per percorrere l'autostrada A24 ed A25, l'autostrada dei parchi, è un numero gigantesco ma asettico, se non calato nella realtà, di ciò che dal 1 gennaio l'automobilista medio si troverà a dover pagare al casello. Per andare da Roma a Pescara ci vorranno infatti 23 euro centesimo più o centesimo meno, qualcosa in meno di 50.000 lire del vecchio conio, tanto per rendere meglio l'idea ai non millennial. Più o meno la stessa cifra che un pescarese e un bolognese devono sborsare sulla 14 per andare a cena sotto la Torre degli Asinelli o al contrario in un ristorantino sul mare Adriatico. Ancora per andare da Teramo a Roma serviranno poco meno di 20 euro, fare la conversione in lire qui è abbastanza semplice. Per Strada dei Parchi, la società che gestisce le due arterie che collegano l'Adriatico al Tirreno, gli aumenti sono inevitabili perché conseguenza diretta del blocco delle tariffe imposto negli ultimi 3 anni dal Ministero e della mancata approvazione da 4 anni del piano economico finanziario di A24 ed A25. Dunque tutta colpa della politica, secondo il concessionario, e di un contratto che prevede adeguamenti tariffari per remunerare gli investimenti nell'infrastruttura. L'ecoplanari di Roma per un importo complessivo di 258 milioni di euro, il raddoppio del tratto autostradale in direzione Teramo, gli interventi di messa in sicurezza dei viadotti, la dotazione del traforo del Gran Sasso, di più nuovi e moderni sistemi antincendio, l'automazione delle stazioni di servizio, la posa della pavimentazione drenante su 100 km di rete. Tutto messo nero su bianco nella nota del gestore. Come ormai appuntamento fisso del fine anno o a scelta, tanti auguri per l'anno nuovo, i cittadini devono quindi fare i conti con l'ennesimo rincaro, tralasciando gli altri salassi in vista per luce e gas. E come ogni fine di anno che si rispetti, arriva la levata di scudi contro il caro pedaggio. Per il consigliere regionale del PD Pierpaolo Petrucci, se ci dovesse essere l'aumento sarebbe un salasso per quella che è già l'autostrada più cara d'Italia. Per Daniele Licheri, segretario regionale di Sinistra Italiana, questo è l'ennesimo schiaffo al nostro Abruzzo già gravato da una pesante crisi economica. Contrarie agli aumenti anche le associazioni di categoria. Per il presidente e per il direttore di Confartigianato Abruzzo, rispettivamente Luca Di Tecco e Daniele Giangiulli, l'aumento dei pedaggi è semplicemente vergognoso. I due attaccano il presidente della giunta regionale abruzzese Luciano D'Alfonso e il suo altrettanto vergognoso silenzio. Il direttore regionale di Confcommercio, Celso Cioni, in una lettera aperta chiede un incontro al governatore, prefigurando un'ulteriore perdita di competitività del sistema produttivo abruzzese. Intanto, nel mezzo del contenzioso sul caro pedaggio, gli automobilisti e quanti transitano sull'autostrada per affari si preparano a mettere per l'ennesima volta la mano nel portafogli, sperando almeno che al casello la notte di San Silvestro vengano servite tartine al caviale e champagne. Prospettiva complicata questa. Cambiamo decisamente argomento. La giunta regionale nella seduta di ieri ha conferito l'incarico legale per la proposizione del ricorso al TAR del Lazio per l'annullamento previa sospensiva della delibera del Consiglio dei Ministri che ha dato parere positivo al progetto della centrale di compressione gas di Sulmona proposto dalla SNAM. Agli avvocati regionali Stefania Valeri e Marianna Cerasoli e all'avvocato Vincenzo Cerulli Irelli. La Regione, nelle motivazioni del ricorso al Tribunale amministrativo, sottolinea la pericolosità dell'area interessata dalla proposta progettuale, caratterizzata da un forte rischio sismico. Sempre nella seduta di giunta di ieri è stato richiesto al Ministero dello Sviluppo Economico di annullare il permesso di ricerca Monte Pallano e conseguentemente dichiarare improcedibile l'istanza di concessione Colle Santo presentata dalla Forest CMI SPA e respinta già 2 volte dal Comitato VIA della Regione Abruzzo. CMI chiede il permesso di ricerca per il giacimento di gas naturale di bomba. E proprio su questo
argomento nel corso di una conferenza stampa tenuta questa mattina a Sulmona, l'onorevole Fabrizio Di Stefano ha illustrato la posizione del centrodestra abruzzese sulla questione riguardante il degassificatore SNAM di Sulmona, anche alla luce del congelamento del progetto deciso dal governo. Il servizio di Paolo Renzetti. Noi vogliamo essere propositivi, ci preoccupa quando il Presidente D'Alfonso dice faremo come Ombrina. Beh, ricordo a me stesso che su Ombrina il Presidente D'Alfonso prima si schierò con il Presidente Emiliano per fare il referendum e poi sul richiamo di Renzi si sfilò in maniera vergognosa. Invece delle azioni importanti la Regione può e deve farle. Quali? Deve fare un ricorso perché la VIA, la valutazione di impatto ambientale, risale al 2011 ed è quindi scaduta, per cui manca in questo momento una VIA in regola. L'AIA, l'autorizzazione integrale ambientale, che è di competenza regionale, in questo momento non c'è. Altro non si può fare, i sindaci vanno a Roma e si è visti come sono stati accolti ieri, Gentiloni neanche a pensarci. Le azioni vanno scalate nei posti giusti, i posti giusti sono le sedi competenti giuridiche ed è appunto lì che secondo noi si può fare e si deve fare la battaglia su questi vulnus che in questo momento questo progetto ha. Quindi voi respingete al mittente le critiche anche del sindaco di Sulmona Anna Maria Casini, che proprio ai nostri microfoni aveva detto che questo progetto era nato con il centrodestra al governo regionale e che poco evidentemente aveva fatto il centrodestra. Il sindaco Casini, oltre a fare le gire scolastiche a Roma, a spese della collettività, pensasse a ritirare le dimissioni e a fare meglio il sindaco. Io credo che si leggesse bene le carte. L'autorizzazione della regione Abruzzo e dell'Abruzzo AIA è del 2013 e porta un chiaro parere negativo, frutto di un'apposita legge regionale fatta sempre in quel periodo dall'allora governo di centrodestra che vietava quel tipo di insediamento. La Corte Costituzionale, sollecitata su impugnativa da parte del governo, bocciò quella legge regionale e conseguentemente fece decadere il parere negativo che la regione a guida centrodestra diede. Si informi meglio prima di criticare. È già al lavoro da qualche ora la Camera di Commercio Pescara-Chieti, nata dalla fusione fra i due enti camerali provinciali. Il presidente è Daniele Becci, che noi ovviamente andiamo ad ascoltare. Da poche ore è realtà la fusione tra la Camera di Commercio di Pescara e di Chieti. Daniele Becci, il nuovo presidente dell'ente camerale, dopo tante parole sono arrivati finalmente i fatti. Le associazioni di categoria dei due territori hanno trovato una unicità di intenti che ha solo e esclusivamente a vantaggio del mondo economico e delle imprese del territorio. Parlare poco e di lavorare molto, per cui noi vogliamo avere lo stile che ci ha contraddistinto in questi anni, di darci da fare, di avere una progettualità reale, vera. Penso in particolare a quello che riguarda i fondi, a quello che riguardano i fondi europei, che dal punto di vista abruzzese rimane una nostra carenza, la incapacità di attingere questi fondi. Il sistema camerale deve essere di buon esempio per l'economia, per cui da questo punto di vista noi punteremo molto a questo tipo di progettualità, alla possibilità di intercettare i fondi europei. La questione del porto di Pescara, potranno tornare in un domani ravvicinato i collegamenti con l'altra sponda dell'Adriatico? Il sistema dei porti, parto da Pescara, arrivo a Ortona, fino a Vasto, è un sistema che sarà al centro della nostra attenzione in modo integrale. È chiaro, Pescara ha una sua caratteristica legata, come lei ha ben detto, al collegamento con l'altra sponda dell'Adriatico, ma non è detto che qualora Pescara continui a essere in queste condizioni non si possa e non si debba tentare di sfruttare il collegamento magari da Ortona. Allora, tutto questo a poche ore dall'insediamento del nuovo ente ci lasci qualche giorno di riflessione e soprattutto mettere a punto un piano che nei prossimi giorni sicuramente presenteremo alla stampa.
Il reparto di ortopedia dell'ospedale San Massimo di Penne rischia la chiusura a causa del pensionamento del dottor Liberi e della conseguente mancanza della dotazione organica minima per far funzionare la struttura. Il reparto garantisce circa 700 interventi all'anno e circa 8.000 prestazioni ambulatoriali. Il servizio di Vestina News. Dottor Paolini, un altro fulmine a ciel sereno qui all'ospedale di Penne, perché c'è la possibilità della chiusura del reparto di ortopedia, un reparto che comunque vanta dei numeri importanti durante tutto l'anno. La speranza è che ovviamente ciò non avvenga, perché i numeri che facciamo sono abbastanza importanti. Basti pensare a circa 700 interventi l'anno, prestazioni ambulatoriali, siamo sui 7-8 mila pazienti, siamo comunque in tre, siamo pochi, e io spero che l'ASL di Pescara, attraverso insomma, le persone competenti, possa porre rimedio, perché ovviamente in tre questa situazione non è sostenibile. Tutto questo è scaturito dal pensionamento del dottor Liberi. Il fatto di chiudere questo reparto potrebbe poi far andare in sovrannumero un ospedale come quello di Pescara o quello di Popoli. Noi siamo qui per lavorare, noi siamo ortopedici, vogliamo operare, vogliamo fare il nostro lavoro, ovviamente nelle condizioni migliori sia per noi ma soprattutto per i pazienti. Non siamo contenti ovviamente di sovraccaricare i colleghi di Pescara e di Popoli, non ci fa piacere ovviamente che i pazienti da Penne e dal circondario vadano a Popoli o a Pescara, questo nel migliore dei modi, ma non per noi, più che altro per loro che sono messi sicuramente a disagio, oltre che dal trauma, anche da un viaggio abbastanza impegnativo. Speriamo che questa situazione si concluda al più presto con l'arrivo di una quarta unità che possa sostituire il dottor Liberi. Andiamo a Pescara adesso, perché in vista del Capodanno l'amministrazione comunale ha illustrato i provvedimenti che saranno adottati in tema di divieti, mobilità e organizzazione per i due eventi che si svolgeranno domani sera e il 1 gennaio 2018. Un grande fine anno a Pescara con due concerti, Vinicio Capossela nella notte di Capodanno, Ermal Meta il primo del 2018, Marco Alessandrini, soldi che l'amministrazione comunale ha voluto comunque investire in una città che vive di turismo. Basta leggere il giornale di oggi, il sold out, cioè il tutto esaurito negli alberghi e nei ristoranti, perché questi due artisti richiamano le persone. Se le persone sono richiamate vuol dire che vengono a Pescara e spendono. Noi, come abbiamo fatto anche per altre manifestazioni, penso alla Notte Bianca, commissioneremo anche per questo uno studio all'università che mostrerà, come per la Notte Bianca, che questo tipo di investimenti genera PIL, prodotto interno lordo locale, per 5 volte l'investimento. Quindi questo come preliminare regola di ingaggio. E poi la festa con due grandi artisti per salutare il 2017, per dare il benvenuto all'anno che verrà e per ribadire ancora una volta la vocazione turistica. L'economia del mare, dell'economia del turismo è una caratteristica molto tipica di Pescara, che con questa prospettiva vuole dare il benvenuto al 2018. Ci saranno misure rigorosissime per quanto riguarda l'ordine pubblico, la sicurezza e la prevenzione? Ci sono tre vie di accesso, ci sono controlli all'ingresso, ma la stessa soddisfazione sarà quella di sentire la musica appunto di questi grandi artisti, superate questi appunto piccoli cambiamenti circa le nostre modalità di vivere i concerti negli spazi pubblici. Tempo di bilanci a fine 2017 anche per il WWF Abruzzo, che ha fatto il punto sui risultati ottenuti attraverso le battaglie portate avanti sul territorio. Credo che uno dei simboli di questo 2017 sia la foto della corsa all'accaparramento delle acque minerali a seguito del blocco dell'erogazione dell'acqua proveniente dal Gran Sasso nel Teramano. È un simbolo un po' dell'inefficienza e del fatto che da oltre 16 anni si chiede di mettere in sicurezza la situazione dell'acquifero del Gran Sasso e purtroppo questo non viene fatto. Ricordiamo che c'è un problema di interferenze tra i laboratori di fisica nucleare e le gallerie autostradali con l'acquifero che rifornisce oltre 700.000 abruzzesi, un problema che non è stato risolto in questi anni e che ancora oggi non trova una soluzione definitiva. Noi da sempre chiediamo maggiore trasparenza per quanto riguarda le scelte che si vogliono fare e soprattutto anche investimenti
necessari per fare tutte quelle opere che servono a mettere definitivamente in sicurezza l'acquifero. Un bilancio del 2017, il bello e il brutto del territorio abruzzese. Luciano Di Tizio, il WWF, parla di quello che è stato fatto nell'anno che sta per andare via e di quello che si farà nel nuovo anno. Ma l'anno che sta per andare via ha dimostrato che la prevenzione è il massimo investimento che occorre per questa regione. Non si può più andare avanti così, non si possono più sopportare eventi come quelli di quest'anno, da cominciare da Rigopiano e a concludersi con gli incendi che hanno devastato una vasta parte d'Abruzzo. Si è dimostrato che la nostra macchina difensiva, tra virgolette, la nostra macchina di prevenzione è totalmente inefficiente. Bisogna cambiarla totalmente per restituire all'Abruzzo la certezza nel territorio, un territorio che è sempre più violentato e sempre meno protetto. C'è stata davvero un'estate l'ultima di fuoco per la nostra regione? Ci sono stati 216 incendi nel corso dell'anno che hanno riguardato una buona parte dei comuni abruzzesi e si è dimostrato, lo ripeto, che non ci sono sufficienti prevenzioni, non c'è né l'efficienza nello spegnimento degli incendi, ma soprattutto non c'è nulla nella fase di controllo. I parchi nazionali avevano sino a qualche anno fa una serie di volontari che controllavano il territorio, poi si è deciso di affidarsi alla tecnologia, ma la tecnologia va benissimo se qualcuno la sa usare, la usa. Invece il Parco della Maiella, che aveva un apparato tecnologico di prevenzione inutilizzato e fermo, è stato devastato dalle fiamme. Operativa dallo scorso 21 dicembre, la caserma dei Vigili del Fuoco di Penne, un'importante struttura permanente con 28 unità e 4 mezzi destinati alle attività di soccorso tecnico urgente, che darà sicurezza all'area vestina dopo le note vicende che hanno visto terremoti e incendi nei mesi scorsi. Antonio Baldalchini, dal 21 di dicembre è aperto questo nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco qui a Penne, era importante visto che siamo a ridosso di una zona anche montuosa. Sicuramente siamo felici di questo evento, di questo avvenimento, perché era nei nostri intenti da anni, quindi credo che sia stato per noi e per noi e per tutta l'area, perché questo presidio dei Vigili del Fuoco, dell'emergenza, copre un intero territorio che si compone di 9 comuni, quindi è un'area che ha sofferto per molto tempo. Un obiettivo importante che si è raggiunto certamente con uno sforzo corale. Il nostro obiettivo è anche quello di far diventare questo stabile, questo edificio, farlo diventare una cittadella dell'emergenza, della sicurezza. E la protezione civile dovrebbe diventare anche qui una sede operativa, e quindi questo andrebbe a completare quello che è nei momenti di emergenza l'elemento fondamentale anche per soccorrere, per dare la sicurezza a tutta l'area, ma anche per il COC, perché come sapete il centro operativo comunale o il COM deve sostare in uno stabile, in un edificio che abbia le caratteristiche da un punto di vista di sismicità. Ci spostiamo a Lanciano adesso, dove ieri pomeriggio è andato in scena il funerale di Corso Roma, una delle vie più belle della città. Centro dello shopping rischia di morire, secondo i commercianti, a causa della ZTL e della poca chiarezza sull'accessibilità dei varchi. E la morte commerciale di Corso Roma a Lanciano, celebrata con tutti i crismi, manifesti mortuari, lumini, saracinesche abbassate in segno di lutto. Ogni anno in tanti, infatti, sono costretti a chiudere negozi e attività, colpa della crisi, ma secondo molti frutto della ZTL e di un rilancio di un'intera via che invece mai c'è stato, con promesse vane. Basterebbe un sistema semplice, il classico rosso e verde, per ridare ai lancenesi tranquillità di transitare senza timori di incorrere in multe salate su Corso Roma, un tempo anima commerciale della città. Non fiori ma opere di ripensamento, questo si chiede all'amministrazione comunale. Perché Corso Roma, che negli anni è stata una delle strade più belle sia storicamente che anche a livello architettonico, è quella che attira più turisti da tutto il mondo, si ritrova in una situazione di stallo dove comunque non si capisce se si può passare o non si può passare. I clienti, tutti hanno preso le multe, compreso me, e uno a quel punto nell'incertezza preferisce non venirci proprio. Io ho creato una pizzeria a Lanciano, 41 anni, mi ritrovo il 60% di meno.
di produzione, come minimo, perché se piove, se fa la neve, le macchine, l'agenda, la mining, la macchina. L'unica preghiera che possiamo fare dopo questo funerale è che almeno a Pasqua ci sia una resurrezione di questa zona, visto e considerato che è stata desertificata. Siamo al limite della sopportazione. Se il sindaco e l'amministrazione vogliono questo, ce lo dicono bello e chiaramente, noi chiudiamo le attività e ce ne andiamo via. La commissione per il progetto Bellezza Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati ha inserito tra le 16 opere in Abruzzo anche il complesso museale municipale del comune di Loreto Aprutino per una somma pari a 1.100 euro e si andrà ad aggiungere ad altre opere di adeguamento del dissesto idrogeologico. Sindaco Stranieri, una notizia importante per questo fine anno a Loreto Aprutino, arriveranno 1.100.000 euro per il complesso municipale. Confesso e non nascondo che l'obiettivo primario della mia amministrazione era quello di avere dei finanziamenti per riaprire la sede comunale dove ci sono anche due musei, l'Antiquarium e il Museo della Civiltà Contadina e il Teatro Tedeo, il Teatro Comunale. Quindi confesso che sicuramente è un'emozione. E va un po' a gratificare tutto l'impegno che abbiamo messo nel centro storico dove grazie ai finanziamenti della protezione civile già sono state messe in sicurezza le frane di via Rasetto e via Diana. E inoltre presso il municipio abbiamo un finanziamento di 1.300.000 euro per il dissesto idrogeologico. In parte questo finanziamento si serviranno per dei lavori in via Montelauro. Si è creata una sinergia tra i lavori sul dissesto e quello sul complesso municipale che portano una somma ingente, 2.300.000 euro nel centro storico, testimonia l'impegno e la necessità per Loreto e per i loretesi che sicuramente saranno fieri di riavere una sede municipale dignitosa e che competa una cittadina come Loreto. E per chiudere l'anno in bellezza, domani sarà 31, lo chef Tiziano Paolini, che già ci aveva deliziato per la ricetta di Natale, ci propone un dolce realizzato con prodotti tipici della tradizione natalizia, rivisitati in chiave moderna. Benvenuti nella mia cucina. Oggi vi preparo un dolce che è intitolato Prospettive del Natale. Ho realizzato questo dolce sfruttando tutti i prodotti tipici del Natale, rielaborandoli in chiave moderna. Gli ingredienti sono torrone bianco, panettone, parrozzo, uova, cioccolato fondente, zucchero semolato, zucchero a velo, panna, riduzione di mosto cotto e del latte. E adesso passiamo alla preparazione del piatto. Partiamo dal torrone, lo andiamo a tritare in un cutter o un robot da cucina, lavorandolo non troppo. Prendiamo lo zucchero che abbiamo portato a 121 gradi, lo uniamo e all'istante si formerà una colla. Lo versiamo subito il più veloce possibile su una carta forno, adagiamo subito sopra un altro pezzo di carta forno e andiamo a stenderlo per far sì che creiamo la nostra cialda di torrone. Poi andiamo a temperare il cioccolato fondente mettendo un pentolino d'acqua, il cioccolato a bagnomaria, facendolo salire di temperatura fino a 35 gradi. Spegniamo il pentolino, mescoliamo, facciamo riscendere la temperatura sotto i 30 gradi, poi di nuovo risaliamo il cioccolato riaccendendo la fiamma a 31-32 gradi, non di più. Prendiamo delle stampi in silicone, dobbiamo fare la prima passata, lo facciamo asciugare per circa 10 minuti e rifacciamo la seconda passata per solidificarlo meglio e andiamo a formare le nostre palline di Natale. Prendendo una padella antiaderente, adagiandola sul fuoco, facendola scaldare, prendiamo le due cialde, appoggiamo delicatamente sulla padella un istante e in quel momento il cioccolato si fonde. Quando la cialda o la pallina di cioccolato è pronta, prendiamo una punta da pasticcere, la appoggiamo per qualche secondo sulla padella antiaderente e formiamo il nostro foro per l'ingresso della crema al parrozzo. Poi prendiamo il panettone, lo facciamo a dadini, spolveriamo un po' di zucchero a velo sopra e lo passiamo in forno a 180 gradi per 15 minuti. Prendiamo il parrozzo, mettiamo il latte, facciamo ammorbidire per qualche minuto, prendiamo le uova, separiamo i bianchi dai rossi, prendiamo i tuorli e li andiamo a inserire in un frullatore aggiungendoci
dello zucchero a velo. Siccome la crema è una crema cruda, andremo a pastorizzare le uova con lo stesso procedimento che abbiamo fatto prima con il torrone. Prendiamo il parrozzo che abbiamo messo in ammollo con il latte, lo strizziamo e lo andiamo a mettere nel composto di uova, facendolo girare sempre per qualche minuto per poter amalgamare. Dopodiché andiamo a montare la panna ben ferma, la uniamo al composto delle uova e il parrozzo delicatamente e la crema al parrozzo è pronta. La mettiamo in frigo, la fermiamo per almeno un'ora. Il panettone è pronto e la andiamo a tritare finemente, una parte, perché una parte la lasciamo a dadini per decorazione. Adesso passiamo all'impiattamento. Prendiamo il mosto cotto e creiamo un giro circolare sul piatto. Prendiamo la terra di panettone, la adagiamo con l'aiuto di un cucchiaino. Prendiamo la pallina, la andiamo a farcire con la crema al parrozzo e qualche pezzetto di panettone per dare un senso di croccantezza. La adagiamo vicino alla terra di panettone, ci poggiamo la cialda di torrone delicatamente e infine una spolverata di zucchero a velo. Per aggiungere un tocco di acidità al piatto vi consiglio di mettere del passion fruit. Il piatto è pronto, da parte mia non resta che augurarvi un buon anno e buon appetito. Adesso apriamo la pagina di sport. È iniziato il periodo di sosta per il campionato di Serie B. La dirigenza del Pescara però è al lavoro in vista della sessione di mercato di gennaio, già fatta per la cessione del portiere Pigliacelli alla Pro Vercelli. L'attaccante Simone Andrea Ganz è nel mirino di Foggia e Lugano, ma ieri è arrivata un'offerta dall'Ascoli per l'acquisizione del cartellino. L'imperativo numero uno comunque resta lo snellimento della rosa. Il servizio di Andrea Costantini. Da ieri biancazzurri in vacanza, archiviato il girone d'andata con la vittoria sul Venezia con 7 punti nelle ultime 3 partite che l'hanno riportato a ridosso della zona playoff, il Pescara si gode il momento di riposo con molte tensioni in meno rispetto a 2 settimane fa. La squadra riprenderà la preparazione agli ordini di Zeman domenica 7 gennaio in vista di un girone di ritorno da disputare a ritmi più sostenuti per centrare una delle prime 8 posizioni. Nessuna sosta per il presidente Sebastiani e per i direttori Leone e Pavone che preparano una sessione di mercato molto importante. L'auspicio da un lato è di assecondare i desiderata di Zeman, che vuole una rosa molto più snella, dall'altro è quello di non ripetere gli errori degli anni passati, quando spesso il mercato di gennaio più che soluzioni ha generato ulteriori problemi. Prima di tutto sfoltire, Mirko Pigliacelli va in prestito alla Pro Vercelli, il giocatore ha già assistito al Piola 2 giorni fa alla sconfitta dei piemontesi contro il Cittadella, da titolare di inizio campionato all'esclusione con clamorosa tribuna di Empoli per l'estate estremo cui il Pescara aveva rinnovato il contratto d'inizio campionato per altri 5 anni. Altro partente che con Zeman non si è preso mai, ma sin da inizio stagione, è il centravanti Simone Andrea Ganz, su cui ci sono il Foggia e il Lugano, ma soprattutto l'Ascoli di Serse Cosmi, che per tirarsi fuori dalla zona retrocessione è disposto anche ad un importante sacrificio economico per acquistare il cartellino di Ganz. La società del patrone Bellini ha formalizzato un'offerta di 1,8 milioni al Pescara, che così non correrebbe il rischio di iscrivere una minusvalenza a bilancio. Quasi una manna, visto che il giocatore non ha messo insieme neanche 90 minuti in campionato. L'Ascoli ora aspetta risposta dal Pescara e dal giocatore. Stesso tragitto Pescara-Ascoli potrebbe essere percorso dal terzino Antonio Mazzotta, che invece è stato un titolarissimo di Zeman, in campo 20 partite su 21, ma potrebbe trasferirsi poiché il suo contratto col Delfino è in scadenza. Zeman farebbe a meno di alcuni senatori, ma difficile trovare collocazione per Campagnaro, Stendardo, che potrebbe avere un ruolo dirigenziale però, e Bo, che dopo l'operazione starà fermo 2 mesi. I pezzi più pregiati in uscita potrebbero essere Benalì e Zampano, che hanno avuto un rapporto ondivago con Zeman. I due possono partire solo in caso di offerte particolarmente convincenti, anche se Benalì allo stato è fermo dopo l'operazione alla mano e potrebbe rientrare a febbraio. Il buon finale di girone d'andata frena la partenza di Valsania e allora potrebbe essere uno tra Koulibaly e Kanuté a lasciare Pescara. Su Koulibaly peserà anche la parola dell'Udinese, proprietaria del cartellino dalla scorsa estate. Sul fronte attacco Cappelluzzo tornerà al Verona, Cocco sarà l'alternativa a Pettinari. Le principali esigenze in entrata sono in difesa, visti anche gli infortuni del sud
detto Bove, di Fornasier. Il classe 99 Bastoni, primavera dell'Atalanta, ma ora di proprietà dell'Inter, resta nel mirino, ma serve anche un difensore più rodato e pronto all'impiego. Altri puntelli nel ruolo di terzino, mezzala ed esterno d'attacco. Su quest'ultimo fronte il Pescara si è mosso per avere in prestito l'esterno romeno e figlio d'arte Yanis Agi, cui è interessato anche l'Empoli. Al club viola tornerà Jaime Baez, per il quale la parentesi in riva all'Adriatico è al capolinea. E il buon finale di girone d'andata da un punto di vista individuale allontana l'ipotesi di una partenza del centrocampista Luca Balzania, che nei giorni scorsi sarebbe stato richiesto dall'Atalanta, proprietaria del cartellino, per essere girato poi in prestito al Carpi. Lo stesso Balzania, dopo aver giustiziato il Venezia, ha confermato ai nostri microfoni che la sua volontà è quella di rimanere a Pescara. Lo ascoltiamo. Si è detto, si è letto del tuo possibile ritorno all'Atalanta e del passaggio al Carpi, cosa ci puoi dire? No, io penso che non sarà l'ultima partita a Pescara, perché comunque sia... La tua volontà è quella di restare a Pescara? Per adesso sono un giocatore del Pescara, quindi non penso e non ho in testa altre idee o comunque altre soluzioni. Per ora sono qua, sto bene qua e basta. Generalmente nelle ultime settimane magari... ho trovato un po' più di spazio rispetto a prima e mi sono fatto trovare pronto. Mi sono fatto trovare pronto prima con la doppietta e poi oggi con un altro gol che è molto importante. Sono contento e spero di essere ancora a disposizione, comunque di risultare ancora così importante nel girone di ritorno. Luca, dopo il gol ti abbiamo visto correre verso la panchina ad abbracciare i tuoi compagni che erano seduti in panchina. Questo a testimonianza che comunque il gruppo c'è, lo spogliatoio c'è e questa è una squadra che vuole migliorare, vuole far meglio nel girone di ritorno. Sì, sicuramente, perché abbiamo passato magari davvero periodi non bellissimi, comunque un po' sofferti. Ne stiamo comunque venendo fuori soltanto con la forza del gruppo, perché magari all'inizio abbiamo trovato difficoltà, però abbiamo detto noi siamo questi, noi dobbiamo stare tutti uniti, siamo forti e soltanto con la forza del gruppo siamo riusciti magari nelle ultime settimane, nell'ultimo mese a trovare punti un po' più importanti o comunque a venire fuori con a vittorie come quella di Novara o comunque quella di oggi, che non sono state magari le nostre migliori prestazioni, ma sono punti molto importanti per la classifica. Qualcuno dice che il Pescara si autogestisce perché non riesce a recepire gli insegnamenti, quello che prova in settimana con Zema. Non dà un po' fastidio sentir dire questo a voi? Sì, secondo me ci dà fastidio per il fatto perché noi in settimana lavoriamo duro, ascoltiamo il mister. Siamo dalla parte del mister e cerchiamo sempre di mettere in campo ciò che vuole lui. Sicuramente anche la nostra situazione, nel senso le varie sconfitte, magari le varie rimonte, ci hanno tolto magari un po' di sicurezza in più. Adesso questa pausa e poi quel periodo prima che riprenda il campionato ci sarà soltanto di aiuto per riprendere le nostre conoscenze, la nostra consapevolezza e fare un bel girone di ritorno. È tutto per questa prima edizione del telegiornale, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata.